Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche senza la versione fisica, o una data di uscita, o che siano annunciati. Oggi parleremo di alcuni problemi riguardanti un'ipotetica Metroid Prime Trilogy Collection, di Sony e della carenza di PlayStation 5 e del ritorno del duo di Waluigi e Wario. Beh, più o meno. Ma non è tutto qui, eh? Ma prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Se poi volete essere proprio dei real poracci, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD. Wow! Partiamo con qualche notizia al volo e purtroppo non ci sono buone nuove per gli utenti Switch. La scorsa settimana è stato annunciato a sorpresa il ritorno di un grande classico dell'era PS2, Xbox e GameCube, ovvero Baldur's Gate Dark Alliance. Pur trattandosi di un porting abbastanza scarno, la notizia ha emozionato i giocatori un po' più attempati, che ebbero il piacere di giocare a Hack and Slash nei primi anni 2000. Previsto per tutte le console, il gioco sarebbe dovuto uscire il 7 maggio anche su Switch, ma come ha annunciato Black Isle sul suo profilo ufficiale, dei problemi di certificazione sull'eShop hanno spostato in avanti di qualche giorno la pubblicazione su console ibrida. Speriamo che il publisher sia in grado di risolvere questo disguido al più presto. Voi lo state aspettando con ansia proprio come me? Nessuna speranza invece per i collezionisti europei. Game Builder Garage, annunciato recentemente, a quanto pare avrà sì la sua versione fisica, ma solo per il mercato nordamericano. I giocatori di Switch del vecchio continente dovranno accontentarsi della versione digitale, che a quanto pare avrà un file di download della grandezza di 995 MB. Quindi lo comprerete anche se solo digitale o a questo punto lascerete perdere. I retro gamer però dovrebbero tenere gli occhi aperti perché Bandai Namco ha rinnovato un copyright che suonerà familiare ai nostalgici del GameCube, quello di Baten Kaitos e dei suoi due titoli che apparvero sul cubetto viola. Il JRPG fu realizzato da Monolith Soft prima che iniziassero i lavori su Xenoblade Chronicles, ma della serie si sono perse le tracce ormai da più di un decennio. Chissà, magari, archiviata la saga di Xenoblade, Monolith potrebbe avere intenzione di rispolverare Baten Kaitos con un terzo episodio, e Bandai Namco potrebbe preparare il terreno con una bella collection di remaster. Staremo a vedere. E a proposito di collection, che dovrebbero svolgere la funzione di apripista, nel weekend anche la tanto rumoreggiata Metroid Prime Trilogy Collection è tornata al centro dell'attenzione. Purtroppo però non per i motivi che speriamo, anzi le notizie sono tutt'altro che incoraggianti. Ormai la Trilogy Collection la possiamo inserire nell'Olimpo dei più grandi miraggi riguardanti Nintendo Switch, insieme alla Pro, a Prime 4 e Bayonetta 3. Se da una parte i rumor vorrebbero questa riedizione in HD della collection uscita su Wii dei primi tre Metroid praticamente per certa, la realtà purtroppo è che non è stato ancora annunciato nulla di ufficiale. A spegnere ancora di più l'entusiasmo dei fan ci ha pensato un ex impiegato di Retro Studios che ha ricoperto il ruolo di lead designer su tutti e tre Prime prima di lasciare l'azienda intorno al 2011. Michael Wiccan, in un botta e risposta su Facebook con una fanpage di Metroid, si è dimostrato parecchio scettico verso l'ipotesi che la collection possa arrivare su Switch. Secondo il programmatore, infatti, mentre si è trattato di un gioco da ragazzi adattare i primi due episodi al sistema di controllo della Wii, sarebbe a dir poco complicato fare il contrario con Corruption, ovvero adattare un titolo pensato interamente per il Wiimote ad un sistema di controllo classico, composto da control stick e tasti. Questo perché Metroid Prime 3 è stato pensato dalle fondamenta con in mente il motion control e tutto, dalle interazioni studiate per sfruttare il sensore di movimento, ai pattern dei boss pensati per rappresentare una sfida adeguata a un sistema di puntamento così immediato, andrebbe riscritto da zero. Una prospettiva che ha di sicuro una conoscenza del gioco approfondita dalla sua parte, ma che secondo me va riletta alla luce di due fattori. Il primo è che, come hanno dimostrato le remaster di Skyward Sword e Super Mario Galaxy, anche giochi pensati per sfruttare in maniera intensiva il Wiimote possono essere adattati all'hardware di Switch, sia in portabilità che in modalità fissa. Certo, non si tratta di semplici porting, ma di complessi lavori di riscrittura, ma con i corretti aggiustamenti anche Corruption potrebbe essere riadattato a uno schema di controlli più classico. E poi non dimentichiamoci che Wiccan ha abbandonato Retro Studios da circa una decina di anni, difficile sapere da quanto sia in cantiere questo progetto. Diversi rumor accreditati addirittura vorrebbero la Trilogy Collection pronta già da fine 2018 per essere annunciata ai Game Awards, salvo poi un ripensamento dell'ultimo minuto a causa della decisione di ricominciare da zero con Metroid Prime 4.
Se lo scopo della raccolta è quello di rilanciare Prime in apertura di Metroid Prime 4, beh, non avrebbe senso farla uscire con anni di anticipo rispetto al prossimo capitolo, che molto probabilmente non vedremo prima del 2022 inoltrato. Insomma, per me la prospettiva di Wilka è giusta, ma se ancora non abbiamo visto la collection, i motivi sono altri. Prima o poi anche Corruption arriverà su Switch, ma solo quando anche Metroid Prime 4 sarà pronto per essere mostrato al mondo intero. Ma poracci, lo sapete cosa non arriverà mai? La PlayStation 5. Nonostante la situazione della pandemia, sembra stia migliorando, anche se lentamente. Purtroppo i problemi a livello produttivo continuano. E secondo le ultime dichiarazioni ufficiali, le scorte di PlayStation 5 saranno limitate fino al 2022. Ultimamente si è molto parlato di PlayStation 5 e di come Sony potrebbe uscire da questa situazione di stallo dettata dalla carenza di semiconduttori, e siti come DigiTimes hanno suggerito la possibilità di un redesign delle componentistiche hardware di PlayStation 5. Secondo la testata, infatti, Sony starebbe puntando a far partire tra il secondo e il terzo quarto del prossimo anno la produzione di PS5 con una nuova CPU a 6 nanometri da parte di AMD, con l'intento di aggirare la mancanza di componentistiche necessarie per l'hardware attuale. Hiroki Totoki, direttore finanziario di Sony, si è espresso in merito durante un recente briefing con gli analisti del settore. Secondo il CFO, la situazione non migliorerà almeno fino al prossimo anno. Questo perché ci sono tanti fattori che impattano sulla produzione della console, oltre la scarsità di semiconduttori. E per l'azienda sarà impossibile aumentare la produzione in modo tale da poter soddisfare la domanda della console da parte dei consumatori. Per quanto Totoki sia ancora ottimista nel riuscire a battere il secondo anno di commercializzazione di PS4, puntando così a superare i 14,8 milioni di console distribuite, a suo dire la console continuerà ad essere difficilmente reperibile fino al 2022. Poracci, voi cosa ne pensate? Siete ancora determinati a prendere una PS5 a prezzo di mercato o avete definitivamente abbandonato le speranze? E chiudiamo con una nota positiva e allegra, perché durante il fine settimana la community Nintendo è impazzita dietro a un graditissimo ritorno, ovvero quello del malefico duo, Waluigi e Wario. No, nessun nuovo gioco all'orizzonte, né il reveal dello spilungone su Smash, ma decisamente delle cose molto più random. Si sa, quando si parla di Waluigi si tira fuori un vero nervo scoperto della fanbase di Nintendo. Mentre l'utenza vorrebbe che fosse data centralità a un personaggio a dir poco triviale, dall'altra Nintendo sembra in un certo senso disprezzare il doppio malvagio di Luigi. L'azienda di Kyoto però lo ha inaspettatamente reso protagonista dell'unboxing della nuova Switch Lite, che ha una colorazione che ha fatto parecchio discutere. Se Nintendo indica questa Lite come blu, a molti il colore ha ricordato il viola indigo che contraddistingueva il GameCube e il Game Boy Advance. Nell'ultimo episodio di Nintendo Minute, l'unboxing della console è stato accompagnato da una serie di comparazioni con degli iconici viola, tra cui anche l'amiibo di Waluigi, che è apparso anche in un nuovo render ufficiale, dove mostra tutta la sua unicità. Tenetevi forte invece per Wario, perché qui entriamo nel territorio del cringe vero. Il rivale di Mario è infatti diventato protagonista di uno degli ultimi sketch del Saturday Night Live, una nota trasmissione comica americana. La cosa veramente random è che l'avido mangiaglio è stato interpretato da Elon Musk, multimiliardario, proprietario di Tesla, noto per le sue uscite un po' stravaganti. Beh, direi che questa prestazione attoriale, ricca di doppi sensi a sfondo sessuale e battute razziste, rientra tranquillamente nelle 10 cose più strane mai fatte da Musk. Ah, ci sono anche Peach, Luigi e tutti gli altri, ma il video è a dir poco imbarazzante e non adatto ai più giovani, quindi non vi lascio il link. Poi, se lo volete recuperare, affari vostri. Poracci, questo era tutto per oggi. Mi raccomando, state in campana per il sondaggione che andrà online fra poco e vi ringrazio, come al solito, per essere arrivati fino in fondo. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poro, wow, Michele Trilogy, ciao! Not evil, I just misunderstood.